Da dove cominciare? Cominciamo da una mattina in cui la mia mamma prende un grosso pezzo di stoffa gialla e taglia. Taglia tante stelline tutte uguali, con 6 punte ciascuna. Niente radio ebree. Niente pellicce per noi ebrei. Niente macchine fotografiche. Niente macchine da scrivere. Niente sci, fonografi, strumenti musicali. Poi, niente teatro, cinema o manifestazioni sportive. Poi, niente zucchero, frutta, libri, giornali. E viene il giorno in cui dicono: niente animali domestici per gli ebrei. Ecco, per me questa storia inizia quando portano via il cane, il mio cane. Mia sorella ed io siamo davanti alla baracca dove dorme lei, ma lei non vuole giocare con me. Quando ecco nostro padre, passa vicino a noi, traina un carretto. Lo traina proprio lui al posto del cavallo o dell'asinello, ma ancora addosso i vestiti di quando siamo arrivati, con l'abito nero elegante e la tuba, e fa un po' ridere. Ci vede, si ferma, ci fa una carezza, lo tirano via! Mia sorella si mette a piangere, a dire papà, papà, papà! Lui ci grida di stare tranquilli, che presto torneremo tutti a casa! Ma io lo so, che non è vero. Noi musicisti possiamo non fare i lavori manuali, non mi sembra vero. Possiamo studiare, esercitarci e ci danno anche qualcosa in più da mangiare. Comunque a me, che si organizzi così meticolosamente il tempo libero, che ci sia un'amministrazione del tempo libero, fa un po' ridere. Che tempo libero è? Adesso fanno le prove, gli spettacoli, provano il concerto. E ne parlano come se fossero andati all'opera. Ma io sto morendo di fame. Io amo suonare, ma concerti per i tedeschi non li voglio fare. Poi mi dicono che il mio nome è nella lista di un convoglio in partenza per Auschwitz. Se suono mi cancellano da quella lista. Se tengo un bel concerto non mi mandano via. Chissà dove. Ed io non ci penso su neanche un attimo. Suonerò e suono. Mi siedo davanti al pianoforte e comincio a suonare. I tedeschi mi ascoltano suonare e poi mi fanno un applauso. Io ringrazio, mi inchino, sorrido addirittura e li guardo con le loro divise, i loro gesti sicuri, i loro sorrisi di ferro. Riprendo a suonare e guardo le mie mani magre, magrissime. Sembrano ragni, enormi, mostruosi, velocissimi ragni. È la fame, penso, è la fame, la stessa fame che... Sono venuto a Terezin da volontario per lavorare. Mi hanno fatto prigioniero e da schiavo ho lavorato e costruito Terezin, la città modello che il Führer ha donato agli ebrei. Ha donato a tutta l'umanità. Ho girato anche il loro film. E il giorno dopo mi hanno mandato ad Auschwitz. Come voi vorrei, poeti, dilungarmi
sulla fine della primavera, sull'amore, sui giorni di sole, dove l'infanzia dolcemente riposa nelle piccole aiuole di un parco, laggiù, in quella casa. Qualcosa si è spezzato quando su me è caduto il disprezzo. Laggiù, nei giardini, o nei fiori, o sul seno materno, dove io sono nato per piangere. Alla luce di una candela m'addormento. Forse per capire un giorno che io ero una ben piccola cosa. Piccola, come il coro dei 30.000. Come la loro vita, che dorme laggiù nei campi, che dorme e si sveglierà, aprirà gli occhi e per non vedere troppo si lascerà riprendere dal sonno.